È stato scontro tra residenti ed ambientalisti durante le operazioni di taglio del primo dei 121 alberi da abbattere a Pescara. In via Rigopiano, sit-in degli ambientalisti che da giorni contestano il piano di abbattimento degli alberi malati programmato dal comune. A favore invece i residenti della zona, che parlano di pericolo per l'incolumità delle persone e di svariati interventi da parte dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza gli alberi. Sì, sono pericolose, sono marce, si vede. Ogni tanto si stacca un ramo. Noi abbiamo il garage qui che usciamo e... Uno di questi rami è caduto proprio qui. Guarda, eccolo qua dove sta il ramo, guardate la ringhiera. Se è una cosa normale, non lo so. Quindi è un intervento che voi aspettavate questo? Pure 20 giorni fa sono arrivati i vigili che sono venuti a tagliare un ramo che era pericolante, se ne sono accorti, meno male. E noi siamo favorevoli, ma perché... Che... Non è perché noi siamo contro le piante, abbiamo un barco qui dietro, lo vedete, però queste piante qua, guarda da solo, sono proprio marce. I rappresentanti dei Verdi che si sono abbracciati all'albero, un pioppo in segno di protesta, bloccando le operazioni degli addetti, hanno sottolineato la mancanza di un confronto con l'assessore Laura Di Pietro, che ha sì convocato una riunione, ma ha decisioni già prese. In più hanno chiesto verifiche sulla regolarità del cantiere e delle appalti, annunciando l'accesso agli atti. Ma perché riteniamo che questo progetto del comune sia assolutamente carente e sommario. Si sta decidendo di abbattere 139 alberi in agosto con un decreto di somma urgenza che è veramente molto dubbio, perché la relazione, l'affidamento del lavoro al consulente Rabottini per valutare il rischio di stabilità delle piante risale addirittura al 1 settembre del 2015. Abbiamo chiesto su alcuni alberi, soprattutto i pini d'Aleppo e anche altri alberi storici, di fare un approfondimento strumentale. Esistono le prove di stabilità, esiste il termografo. Dopodiché, se l'albero non è stabile, viene verificato, noi siamo i primi a dire si abbatte. Ma non alla chetichella. Ma non in maniera così sommaria, con un'analisi che è un'analisi visiva e basta.